È sempre l'argomento portiere a restare di stretta attualità in casa Pescara sul fronte calciomercato. La cessione alla Salernitana di Vincenzo Fiorillo, che peraltro ieri ha debuttato con la nuova maglia subentrando a Belek nell'amichevole con l'Aston Villa, ha lasciato una voragine nel ruolo. L'obiettivo principale è Mirko Pigliacelli. La trattativa prosegue anche se la giornata di oggi sarà interlocutoria, poiché l'Università Tea Craiova sarà impegnato questa sera in un match di campionato e da domani le interlocuzioni tra le parti potranno riprendere in maniera serrata. Nelle ultime due gare del Craiova, una di campionato e una nel preliminare di Conference League, Pigliacelli ha perso il posto da titolare a beneficio del neoacquisto Lazar e questo potrebbe essere un fattore per il buon esito della trattativa. Il Pescara dovrà trovare l'accordo con il calciatore e poi trovare la quadra con la società romena, uno scoglio non da poco perché si tratta di mettere sul piatto soldi per l'acquisizione del cartellino se non si trovassero soluzioni alternative. Sul tavolo due opzioni, l'acquisizione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. Nel frattempo il Pescara continua a tenere aperte altre strade. Sul fronte degli svincolati restano le soluzioni Raffaele Di Gennaro, ex Catanzaro, e un pescarese doc come Alessandro Iacobucci, ex Virtus Entella, svincolato dal Frosinone dallo scorso 30 giugno. Così come negli ultimi giorni sono entrati nei radar del Pescara altri due portieri sotto contratto, Andrea Dini, di proprietà del Parma, che ha sfiorato la B lo scorso anno in prestito al Padova, e Giacomo Volpe della Cremonese. Il Pescara potrebbe portare a termine anche due operazioni per la porta in caso di partenza in prestito del giovane Radaelli. Per il resto c'è ancora molto lavoro da fare sul fronte cessioni. Il principale enigma è Cristian Galano, che dopo il test con lo Spoltore ha saltato anche quello in famiglia contro la Primavera. Il Robben delle Puglie ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Per il presidente Sebastiani il giocatore può partire, ma bisogna pagare il cartellino acquisito due stati fa dal Parma in una operazione nella quale rientrarono i baby Pavone e Palmucci. Stesso discorso anche per Massimiliano Busellato. Auteri lo terrebbe volentieri e farebbe comodo al suo centrocampo, ma in caso di una proposta dalla B potrebbe partire, sempre che anche in questo caso il cartellino venisse pagato. A quel punto il Pescara cercherebbe un ulteriore puntello per la mediana. Il nome caldo resta quello di Carlo De Risio del Bari. Per la difesa, in attesa dell'ufficializzazione del centrale Gianmarco Ingrosso, molto dipenderà dall'eventuale uscita di Mardoshin Zita.